nuovo vado ad un concert con lo stile di un po' punk, un po' rock. Stiamo entrando. Cucina botanica. Ho deciso di prendere questi, obviously, senza sugar. Non ho dormito un cazzo. Potrei andare via così. Bar con la mami. Cosa prendi, mamma? Il cappuccino. La cucina, io non lo so. Con latte di soia? Latte di soia? Normale, sicura? Ok. Io prendo, I think, caffè doppio. Non so, vedo cosa mi ispira al momento. Mi fa vedere solo i fiorellini. Quando entri in una casa e il wifi si collega automaticamente. Contenitore estetico. Questo. No, questo è il mio preferito indiano, non portarmela via. Uffa. Allora, qua? Questo, dai. No, anche uno dei miei preferiti. E questa qua sempre. Va bene, sì, va bene. Guarda, io ho fatto l'ordine qua. Brava. Sì, ci sta. Ho pulito tutto. Allora, senti, questa è la tua pasta. Io non la mangio sicuramente. La porto via. Ma secondo me non so se hai vermi. Grazie, mami. Sì, prego. Le mami, da sempre le cose più buone. Tutto il resto non posso darti più niente. Io me ne vado con il bottino. Ci saluta la mami. Ciao, ragazzi. Perché stasera, strano, sì, esco. Ho già asciugato i capelli in modo molto veloce. Ho ordinato su Amazon un makeup organizer perché con la situazione sta sfuggendo un po' di mano. Perché guarda, ogni volta che filmo devo mettere tutte le cose qua per terra, cioè bicchieri separati di robe, di diversi prodotti. Prossima volta sarà tutto organizzato. Ogni volta che mi trucco qua c'è la guerra. Cioè, una volta al mese, capito? C'è la guerra una volta al mese. Dove vado di bello stasera? Davvero una roba. Credo sia mezz'ora di strada, mi hanno inviato la posizione. Riuscirò ad arrivarci? Sì, dai, cioè non è difficile sbagliare con Maps. Oh, quanto odio la matita nera. Perché l'ho messa? Mi dà problemi agli occhi. Mi sento costantemente qualcosa che mi gratta dietro l'occhio. News, domani esco di nuovo. Però non a bere una semplice cosa, ad un concert, guys. Vado ad un concert. Di chi? Dei Summer Sad. È una band pop punk italiana. Ovviamente è l'unica canzone italiana che ascolto. E come apertura, da quello che so, c'è Youngblood. A 2 ore di strada da me. Infatti io non sapevo nemmeno di sta cosa. Sono stata invitata anche in questa cosa. Perché io, gli eventi attorno a me, io non so mai niente. Io non mi documento di niente. Because I'm a loner. Sto da sola, non mi interessa delle altre cose. E stando da sola non so che eventi ci sono in giro. Sì, diciamo che nell'ultimo periodo, anzi nell'ultimo annetto, ho ascoltato tanto questa band. So tutte le canzoni? No, perché nella mia playlist soltanto le canzoni che mi piacciono di più, ovvero la metà. Andrò lì e non canterò un cazzo perché non so che mix di niente. Molto probabile. No, in realtà, boh, magari quelle canzoni di cui sono molto fissata, il lyrics lo so, tutto il testo lo so abbastanza, non perfetto, però lo so abbastanza. Cioè, non è importante sapere i testi, l'importante is to enjoy yourself. Infatti io da un bel po' che non vado ai concerti. No, l'ultimo concerto che sono andata era o 2015 o 2017, mi ricordo. 5 Seconds of Summer a Torino. Sono andata in treno o in macchina, non mi ricordo. Mi sa in macchina, con la mami e con la mia sister più grande. Boh, ma ero piccolina, non capivo un cazzo. Questo non è proprio un concerto, tipo in un'arena, perché non è una band conosciutissima. Poi Youngblood, stranamente in Italia. Bene, sto dimenticando qualcosa? A parte che, cioè, non sono così di fretta adesso, perché ho detto puoi arrivare un po' più tardi, perché anche la gente è stretta con i tempi. Ma oggi il tempo è passato velocissimo, non capisco. Sono le 17.35. Sono andata anche in palestra, brava, perché avendo i tempi stretti potevo anche fare meno di andarci, però ci sono andata. Stamattina ho fatto un botto di commissioni around. Quindi lì tutta la mattina l'ho sprecata a fare commissioni. Mangiato, ho editato un po', sono andata in palestra e adesso mi sto preparando. E non so neanche che outfit mettere. Boh, sarà chill. Mi metto un outfit fancy. È ora di decidere l'outfit. Vabbè, questo è il caos creato per terra che metterò a posto adesso. Potrei andare via così. Poi chill, cioè pantaloni easy. Sono un po' low energy in questo momento. Dopo la palestra si è sempre low energy, perché arrivi al picco in palestra e dopo vai giù, capito? Per stasera mi devo pompare un po'.
di sprint, di energia. Mi metto una bella playlist mentre vado là, tanto 30 minuti da perdere. Sorry for my low energy anche mentre mi truccavo. Non si può essere sempre al 100%. I capelli anche non collaborano oggi, but it's ok, tanto i miei capelli sono una merda sempre che se li faccio. Che mi lamento a fare, non so, c'è sempre qualcosa di strano nei miei capelli. Gatto, vuoi fare un saluto ai tuoi fan più sfegatati? Un po' come me, tutte e due un po' low energy. Getting ready to go to the concert. Ho i pantaloncini sotto. Ho i pantaloncini perché questa gonna è un po' troppo. Ce lo spacco prima di tutto. Vabbè, si può anche chiudere. Però è rischiosa. Scarpe queste qua perché per Young Blood ci stanno. Non posso non metterle per lui. Che alla fine, da quello che ho capito, Young Blood è il personaggio principale che canta. Pensavo fosse l'artista che apriva il concerto. E poi ci sono altri artisti di cui non so il nome. This is the outfit. Abbastanza easy, ma qualcosa che non metterei mai nella vita. Anzi, questa qua non l'ho mai messa nella mia vita. Quindi è la prima volta che la metto. Ed è arrivata finalmente l'occasione per metterle. Anche se stamattina ho provato 50.000 outfit diversi per trovare qualcosa che mi garbasse. Questo qua comunque è l'aggiornamento avocado. Guarda sta roba. E in 4 giorni è venuta su sta roba. Okay, it's childish, can't be no homegirl dropping like the NASDAQ. Move white girls like it's coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running people. Stiamo vedendo tutte le persone che passano che sono vestite di nero. Io sono vestita di nero a caso, cioè nel senso ho detto, boh, mi vesto di nero per... Tu devi cambiare l'outfit. Sono le 15.36. Devo aspettare 5 e mezzo per entrare. Sono fermati in un ulteriore bar. Potevo prendere un altro caffè? Sì, nonostante avessi preso caffè doppio. Sì, perché non ho dormito un cazzo ieri. Non abbiamo dormito niente. Ho preso questo, non so che cazzo prende. Ho preso l'acqua e niente. È troppo aesthetic sto posto. Mi sa che... No, io devo mandare il curriculum qua, anche se a 2 ore di strada dove vivo io. Il prossimo mese mi trovi qua, in Veneto, a lavorare, fare il caffè e dare via il pane. C'è una botta di cose vegana! Spero che l'audio sia stata bene. C'era latte di avena, latte di mandorla, che non si trova da nessuna parte. Biscotti vegani! Ho deciso di prendere questi, obviously, senza sugar. E adesso direi di fare un bel taste test. Assaggiamo questo ben di Dio. Si sente che sono senza zucchero. Buoni, secondo me, nel caffè. Quindi, quando vado a casa, li metto nel caffè al posto del mio solito dattero. Comunque voto 7 e mezzo. Si sente che sono senza zucchero. Sta sottissimo. È buono, dai. Stiamo entrando. Cucina botanica. Ciao Carlotta, un saluto. Cazzo, sono spaziosi qua. Posso quasi venire a fare un picnic qua dentro. La schemetta.
di soia con la mandorla. Non so, ho provato a fare la schiumetta alla mandorla. Può darsi che l'abbia fatta anni fa. Non sono confident sul fatto che la schiumetta alla mandorla venga bene. Guarda, come quella di soia. È da bel po' che non mi faccio il cappuccino, eh. No, cazzo, è troppo bollente. Io odio il cappuccino bollente. Cucchiaino, cannella, just a little bit. Aspetta che aggiungo la schiumetta, così go to the top. Oh, guarda, l'ho fatta anche perfetta. Non è di così. Ho un nuovo mantra. Mentre mescoli la tua bevanda in senso orario, non anti-orario. Non la so memoria, quindi la leggo. Give me the strength to face my day, no matter what the universe throws my way. No matter what this day is to become, give me the best possible outcome. Se sei studiato nell'inglese, bravo. Sorseggio. Top. So good, so good. Ieri sono tornati alle 2 di mattina alla fine. Cioè, neanche così tardi, perché il concerto è finito leggermente prima di mezzanotte. Adesso ti spiego velocemente what happened yesterday. Oh, ma io non credo di aver mangiato un biscotto che abbia l'uvetta qua. Io non ho beccato. Io ho mangiato un biscotto proprio plain, senza niente. Infatti non sapeva di... Non aveva tutte queste cose qua. Proviamo questo. Molto meglio. Però si sente che non ha zucchero. Cioè, che cazzo mi aspettavo? Compro le cose senza zucchero e pretendo che sa di zucchero? No. Prendo le cose senza zucchero perché so che lo zucchero it's not healthy. È una healthy queen. Comunque, alle 5 e mezza siamo entrati. Non c'era fila, cioè benissimo, era organizzato bene. Cioè, sembrava quasi una sagra. Era organizzato strabene, anche secondo me, perché c'era poca gente. E quindi, essendoci poca gente, non c'erano problemi di aspettare, di raggruppamenti, di folle. Già mentre stavamo entrando, c'era un cantante, mai sentito prima, americano, American credo, che si chiama... Lo so il nome, l'ho memorizzato nonostante l'ho imparato ieri. Call Me Charisma, mai sentito prima. È sempre in quello stile di un po' punk, un po' rock. Ho sentito solo una canzone che spaccava. Io da adesso mi metto tutte le canzoni nella mia playlist. Le ascolto tutte una per una. Spacca troppo. I secondi che hanno cantato erano La Sed. Ho sbagliato tutto il video, ho detto la Summer Set, non si chiama così la band, si chiama la Sed. Vabbè, hanno fatto un po' i cassari sul palco. La Sed era la band, era la ragione per cui siamo andati a quel festival, a quel concerto. Poi ha cantato un tipo che tutti conoscono, non ho mai ascoltato, si chiama Nazca. Che io ho molto sottovalutato, anzi, ho detto sì, chissà chi è, me ne fregano. Però, attenzione qua, attenzione, ha superato la Sed, lo metto a uno scalino più alto della Sed. Mi dispiace, ma è così. Anche lui, mi sa che aggiungerò alcune canzoni nella mia playlist. No, che poi, ok, dal vivo è un'altra cosa. Terzo cantante, non mi ricordo il nome, perché non l'ho mai, non era nemmeno di quel genere, non era. Secondo me era per coprire un buco, non faceva tanto parte della gang di quei cantanti lì. Quindi vabbè, ce ne siamo fregati e siamo andati a mangiare, perché erano ormai le 9 di sera. Oh, ci stavamo addormentando già alle 9 di sera, ma perché eravamo stanchi, cioè non avevamo dormito tanto la sera prima. E vabbè, abbiamo resistito. Abbiamo detto sì, dobbiamo resistere per Young Blood, perché alla fine abbiamo detto sì, ok, ci sta che c'è Young Blood. Ma tu non hai capito, tu non hai capito, that was a fucking show. Ha suonato e cantato per 1 ora e 20, molto più degli altri cantanti. E lo metto al primo posto lui. E niente, cioè alla fine recensione biscotti, molto meglio con un drink caldo in accompagnamento. Perché comunque sono anche abbastanza oleosi. No, i dolci vegani intendo. Hanno un botto di... sono fatti di olio e farina. Infatti non è che mi garbino tanto, però gli ho detto sono artigianali, li compro così per assaggiare, per avere qualcosa di diverso, you know, per break the routine. Anche se erano un po' overpriced per un pacchetto così, non importa, me ne frego. Quindi... upgrade di questi con un drink caldo, do 8. Ieri ho detto 7, do 8. Recensione festival musicale, obviously 10. Primo posto Youngblood, secondo posto Nazca, terzo posto La Sed. Sorry. E così, ho messo un po' troppo stevia nel mio caffè, ma non importa. La stevia ricompensa di tutto lo zucchero che non c'è qua dentro, nei biscotti. Quindi direi che è abbastanza bilanciato.